Prossimo intervento è di Masako Matsushita. Masako è artista del movimento italo-giapponese, si occupa di analisi del movimento attraverso processi di ricerca, progetti coreografici, installazioni performative ed esperimenti sociali. Crea strutture e atmosfere per esplorare la presenza del corpo nel tempo e nello spazio attraverso l'attivazione di percezioni sensoriali e modalità di archiviazione, collegando culture ed estetica, identità e tradizioni. Prego, Masako. Ciao a tutti. Grazie infinito dal cuore ad Antonio, a Gloria e a tutto lo staff di Hangar Fest, perché per me comunque è stato un passaggio fondamentale per il mio percorso sia a livello professionale che umano. E ho voluto ragionare a questo intervento pensandolo un po' appunto come un racconto di questa esperienza, prendendo spunto infatti e stimolo dalle domande che sono state poste. E provo ad andare un po' a passaggi di settimane, giorni, mesi, perché ormai siamo arrivati a parlare di mesi. E nella prima parte diciamo che c'è stato appunto un momento di generazione di vuoto, 2 settimane dove c'era il recupero del sonno, guardare l'albero che si muoveva cercando di non pensare a niente, e per poter riprendere il non controllo del processo creativo e dell'energia di questo motore. E appunto dopo 2 settimane di assestamento ho sentito questo motore riaccendersi e pieno di risorse. E in queste 2 settimane mi sono chiesta appunto qual è il mio ruolo come artista e qual è la mia responsabilità. Ho avuto quindi modo di riflettere sul lavoro svolto fino ad ora e a quello che potrà essere un futuro, a quello che è un presente, e rivisitando anche processi che avevo attivato, ad esempio nel 2012, che poi da lì in poi ha avuto un suo percorso, ho voluto condividere un processo creativo che era da tanto tempo che aspettavo di condividere, e questo è stato il momento migliore, che si chiama Diary of a Move. Dove ho chiesto appunto a chi ha espresso l'interesse di partecipare di fissare un movimento al giorno per la durata di 14 o 30 giorni. Questo perché per poter scrivere la storia che stiamo vivendo, per poter parlare di trasmissione, per poter parlare di memoria, per poter parlare di intimità e di geografia, e per poter anche generare un senso di collettività nella distanza, perché tutti questi partecipanti lo facevano nello stesso momento, ma a distante, e senza l'uso della tecnologia, nel senso di incontri digitali ogni giorno. Quindi era proprio un poter trovare un tempo per se stessi, che poi dopo significa archiviare, e quindi l'archiviazione cosa significa nella trasmissione, nella tradizione di un dopo. Per farla breve. E quindi penso che ringrazio la tecnologia, perché grazie ad essa siamo potuti stare uniti, sentirci. Nello stesso tempo l'ho vomitata spesso, e quindi è la nostra responsabilità di nuovo. Come la utilizziamo e che uso ne facciamo. Penso che la creatività continua come prima. Ma sono i parametri a cambiare. A noi artisti le idee sicuramente non mancano, non credo che sia questa l'area d'azione più difficile o il tasto dolente. Penso che l'inserirsi e il riconoscere parametri diversi da prima possa generare una trasformazione, ricollocando l'orientamento e quindi creare senza perdere l'anima. E penso che, confrontandomi appunto con altri colleghi e carissimi amici,
l'artista deve essere considerato in un futuro come un partner da tutelare, non solo come generatore di servizio. E, mi è stato chiesto, mi è stato chiesto qual è il valore che per te è più importante in questo periodo, ed è una domanda che magari gli pongo, e nello stesso tempo non mi è venuto in mente un valore ma un'azione, scavare, digging. Per me questo è un periodo dove si sta scavando, dove io sto scavando dentro di me, dove la società tira fuori, dove stiamo scavando fosse per persone che stanno morendo, dove stiamo scavando a terra per poter mettere una pianta di pomodori così magari possiamo mangiare, dove stiamo scavando in tantissime cose ed è una cosa che abbiamo sempre fatto nella nostra vita. Per concludere, qualcosa che vorrei che non tornasse è viaggiare costantemente e in modo consistente. Anche nel considerare di più l'ambiente a livello globale e anche quello interno. E quindi tornare a respirare. Abbiamo visto che in questo periodo stiamo tutti respirando di più. E trovo proprio che in questo periodo storico, se non nell'ultima settimana, come abbiamo sentito, si sta ripetendo un po' il fatto che il passato non ce lo ricordiamo. Quello che è successo ce lo portiamo avanti e continuiamo a sbagliare. E quindi il mondo distopico sta diventando realtà. E allora mi sono chiesta che cos'è per me utopia in questo momento. E utopia è per me uno spazio dove poter immaginare una società che risalti le diversità culturali diminuendo disuguaglianze sociali, responsabilizzi l'essere umano generando un ecosistema di pensieri e di conseguenza una diminuzione di inquinamento mentale e territoriale. E questa è una cosa che porto nella mia creatività. E that's it. Grazie, in tempissimo.